Tutto pronto per Serenata alla Tarantella, una settimana di canti, suoni, musica e balli nel borgo antico di Vieste e soprattutto il concertone del 25 agosto sulla spiaggia del Pizzomundo. Siamo con Carmen De Ronzo, che è la direttrice artistica dell'evento. Quale sarà il filo conduttore di quest'anno? Sì, quest'anno il filo conduttore lo dedichiamo a Michele Degli Santi, detto Nini Degli Santi. Comincerà tutto dal 19, cioè da domani, e la kermesse si prolungherà fino al 25 agosto e ci sarà il concertone finale con l'orchestra Serenata alla Tarantella in primis, ovviamente diretta dal maestro Giovanni Delle Fave, il quale ha composto e arrangiato tutti i brani che sentirete. Dopodiché si concluderà la serata con gli ospiti gemelli diversi e a fine serata, insomma, si festeggerà tutti insieme questa settimana di cultura e di informazione e di spettacolo. Anche quest'anno a dirigere l'orchestra di Serenata alla Tarantella è il maestro Giovanni Delle Fave. Ormai Serenata alla Tarantella senza l'orchestra non è più Serenata alla Tarantella. Sì, è proprio così. Quest'anno, come nelle altre precedenti edizioni, abbiamo ideato degli arrangiamenti con questa orchestra, che è formata da colleghi nonché amici di vecchia data, quindi avremo modo di poter esprimere un pochettino quello che sono le mie esperienze musicali, e ci saranno delle novità che adesso non vorrei svelare, perché saranno delle cose interessanti, per cui ci sarà da divertirsi in buona musica. Ecco, la musica popolare ormai sta prendendo sempre più piede, viene seguita e amata anche dai ragazzi. Sì, proprio perché diciamo che queste influenze moderne, che io cerco di prenderle e inserirle in quello che sono i contesti della musica popolare e renderlo un pochettino più all'avanguardia, ecco, diciamo così. E nell'ambito di Serenata alla Tarantella quest'anno ci sarà anche un appuntamento culturale dedicato ad un grande poeta viestano, Gaetano Degli Santi. Noi siamo con suo nipote, Gaetano Degli Santi, il caso di dire, da Gaetano a Gaetano. Chi era Gaetano Degli Santi? Gaetano Degli Santi era in primis un insegnante che ha dato tutta la sua vita a educare i propri allievi, i propri bambini, al rispetto del proprio paese, al rispetto della propria lingua e al rispetto soprattutto della lingua locale, cioè del dialetto, da cui tutto ha origine, soprattutto in diverse parti dell'Italia. Quindi è uno che ha portato avanti un desiderio, quindi di migliorare anche la società attraverso la critica sociale, di migliorare la società viestana e il miglioramento etico degli stessi attraverso un'educazione tratta appunto da un frammentino letterario che è la poesia dialettale. E come ben sappiamo, la poesia dialettale, come del resto il dialetto, è sempre stato messo al margine, tant'è che i furbi, diciamo così per comodità, per intenderci, sono quelli che praticamente scrivevano sempre in italiano per farsi capire dagli altri, nel caso, come dire, negativo. Il fatto di aver scelto il dialetto, sapendo che sarebbe stato al margine di tutto e in periferia, come del resto è sempre stata la poesia dialettale, tant'è che ancora tutt'oggi non rientra nelle antologie, non rientra negli studi della letteratura e così via, bene, lui ha comunque preso in mano quella forma letteraria per poter veramente agire in profondità al proprio paese. La profondità dal proprio paese nasce dalla propria pancia, dalle proprie viscere, che è a iniziare dal linguaggio, no? Fino alle ragioni che hanno spinto a quel tipo di linguaggio e a far nascere quel tipo di linguaggio, perché il dialetto, tutti i dialetti italiani nascono da infinite altre realtà,
figuriamoci quelli portuali, gli ambienti portuali che hanno immagazzinato diversi linguaggi. L'esempio di Vieste, ma è solo un esempio rispetto a tanti altri, è un linguaggio che contiene in sé, quindi linguaggio dialettale che contiene in sé parole di ogni forma, quindi provenienti dall'Oriente, provenienti dal Mediterraneo, provenienti dal Nord e via discorrendo. Finalmente a Vieste non si canta e si balla solo, ma c'è anche tanta cultura. Questo è un bel passo avanti. Sì, è vero. È un bel passo avanti, perché ci vuole tantissimo coraggio, soprattutto esporsi in un evento culturale in cui il poeta scelto è un poeta molto critico a livello sociale, che prende in considerazione tutto il vissuto della quotidianità di allora di Vieste, quindi valorizzando i poveri, i diseredati, eccetera, condannando i furbi e soprattutto un certo tipo di amministrazione che magari non faceva le cose alla leggera per il paese, eccetera. Ma soprattutto, insomma, è importante perché ancora tutt'oggi, dato che la situazione non è stata risolta a livello linguistico, in riferimento al dialetto, è davvero avere molto coraggio.